Un pomeriggio al canile di Asti per imparare a conoscere i cani e per mettere in pratica le nozioni apprese in classe e quanto è accaduto ai 50 bambini delle classi terza A e terza B della scuola elementare Baracca, che martedì pomeriggio insieme ai loro insegnanti e sotto la guida di Alessia e Bettina, volontarie del canile, hanno fatto visita ai 100 ospiti canini della struttura municipale. L'iniziativa fa parte delle politiche del comune per la lotta al randagismo e completa il ciclo di incontri avvenuti in classe in cui il dottor Franco Fassola, esperto in comportamento animale, ha indicato le linee guida da tenere nel caso i bambini volessero avvicinare un cane per strada o se volessero assumersi la responsabilità di adottarne uno. Presente alla visita anche l'assessore Maria Luisa Bagnadentro, la quale ha illustrato come per questo progetto il comune abbia stanziato 3.000 euro di fondi regionali. Il randagismo è l'effetto, è anche l'effetto di una cattiva educazione rispetto alla gestione degli animali, e quindi ci sono state due, metto le virgolette, lezioni frontali in classe e poi una visita tutti insieme con merenda finale al canile, proprio per vedere anche in che modo, comunque direi più che egregio, vengono tenuti i nostri animali. Tra i box i bambini hanno fatto la conoscenza degli ospiti a quattro zampe, da Charlie, cane pastore del Brie definito impegnativo perché bisognoso di vasti spazi in cui sfogare la sua esuberante energia, a Conan, misto pitbull recuperato dal paziente volontario Ciro, il quale ha saputo conquistarsene la fiducia, e poi Billa, un meticcio da caccia riportata indietro al canile perché è troppo vorace, per non parlare dei cagnolini più anziani, i veterani, coloro che spesso danno il benvenuto ai nuovi arrivati. Quando si avvicina tutti al cane nuovo, e di conseguenza noi riusciamo a capire se il cane nuovo può andare d'accordo con gli altri cani. Entusiasti i bambini delle scuole, più di uno ha lasciato il canile con la speranza di farsi regalare un nuovo amico da mamma e papà. Qual è il cane che avete visto che vi è piaciuto di più? Tutti poi hanno appreso la regola d'oro, quella che serve per adottare un amico animale. Cosa avete imparato da queste lezioni? Come ci si comporta con i cani? Cioè, si deve comportare bene, bisogna insegnare le buone educazioni. E tu cosa hai imparato da queste lezioni? Che non devi essere cattivo con i cani, devi trattarli bene, sennò hanno paura.